Signori, so che stavamo aspettando tutti questo momento, ebbene sì, ho letto Il mio matrimonio felice, la light novel, questo è il volume 1, oggi ne parliamo, cercherò di parlarne in un modo un po' diverso rispetto al solito perché di quest'opera in generale, considerando il manga, vi ho parlato spesso, vi dirò cosa ne penso della light novel, se la consiglio, insomma, ci siamo finalmente, se siete curiosi, restate con me fino alla fine. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, leggo manga, leggo fumetto in generale, su questo canale ve ne parlo. Oggi però si parla di una light novel, ovvero Il mio matrimonio felice. E io quando devo definirvi cos'è una light novel mi arrampico un po' sempre sugli specchi, perché la definizione l'ho sentita dagli esperti, ve la dico un po' a modo mio, potete informarvi anche a modo vostro. Però semplicemente per darvi un'idea ci provo. La light novel in sostanza è un romanzo che a volte ha anche dei disegni, magari in certe pagine specifiche, o magari ce n'è uno tra un capitolo e l'altro che riflette quello che si è appena visto in quel capitolo. In questo caso, niente disegni. E so che per alcuni sarà una delusione, per me un po' lo è stato, però devo dire che ho preso questo primo volume senza pensare minimamente ai disegni dentro, chissà come saranno. Io volevo leggerlo. Sto amando il manga e volevo leggerlo, non ho minimamente pensato ai disegni quando l'ho comprato. Poi sì, gli ho dato una sfogliata e ho realizzato che non c'erano i disegni, però non se ne sente la mancanza, nella lettura. La light novel è, appunto, io dicevo, un romanzo in sostanza, ma non proprio. Ok, non è un fumetto, ma non è neanche un romanzo per come lo intendiamo noi. Quindi un libro con una storia unica o magari anche la prima parte di una serie, perché no? Questo è un romanzo a puntate, infatti c'è il numero uno e la serie va avanti anche per tantissimi volumi, se penso ad altre light novel. In questo caso forse siamo a 8 in Giappone, mi sono informata poco fa e l'ho già dimenticato, ma sono informazioni che riuscite a reperire anche voi online, soprattutto su Anime Click, che è il sito istituzionale dove informarvi sulle cose relative a manga, anime, light novel, tutto questo mondo. Non ve lo dico perché gli faccio una marchetta, io non ci sono assolutamente in contatto, non sono d'accordo con quelli di Anime Click per parlarne. Però ve lo nomino spesso perché se non ti informi lì le informazioni giuste non le trovi. In un certo senso poi fa anche riferimento proprio alla progressione delle storie in Italia, quindi potete informarvi anche lì e verificare quello che vi sto per dire, gli anni di pubblicazione, tutto quanto. Anime Click è sempre una fonte molto comoda e inesauribile di informazioni su queste cose. Quindi in Giappone abbiamo già diversi volumi di questa light novel che oltre a essere a puntate, perché poi ci sono anche quelle complete in un numero solo, quindi questa non è la definizione generale, in realtà solitamente sono storie scritte in un modo molto semplice, molto scorrevole, che non indugia in descrizioni lunghe, tediose, pesanti, noiose, che si concentrano molto sul punto di vista del protagonista o dei protagonisti, insomma, che stanno vivendo in quel momento le vicende, quindi sono, non dico in prima persona, magari dipende anche, sono in questo caso queste scritte in terza persona, però è molto incentrata sul punto di vista della protagonista o se vediamo lui o qualcun altro, abbiamo la storia raccontata in terza persona, però appunto raccontandoci il punto di vista di quel personaggio, quindi resta molto legato al personaggio che stiamo seguendo e non contiene niente di pesante, di scioccante, di forte, insomma, io ho fatto questa definizione che un po' è generale, un po' no, però mi serviva per farvi capire di cosa stiamo parlando. Spero di avervi dato un minimo l'idea, sentitevi liberi di correggermi nei commenti se siete più esperti di me, assolutamente, però appunto io spero di avervi dato un'idea. In questo caso magari a un certo punto aprirò anche il volume e vi leggerò qualche frase, ma proprio a caso per farvi capire cosa intendo con scrittura semplice e scorrevole. Questa opera lo è assolutamente. Anche per me che non leggo quasi mai romanzi, che mi concentro soprattutto sui manga principalmente, e che se decido di leggere un romanzo ci metto tantissimo, questa storia è stata davvero scorrevole, davvero piacevole. Quindi se siete come me da questo punto di vista,
non lasciatevi assolutamente fermare. Ma non vi ho dato dettagli su nulla. Partiamo dai dettagli. Dettagli dell'edizione, ma velocissimamente, perché magari qualcuno la compra online e non ha idea di come sia fatta e vuole vederlo prima. È giusto così. Secondo me, non trascurare neanche questo. Intanto è edito J-Pop al prezzo di 16 euro. Il volume è così. Come vi dicevo, disegni all'interno niente, in compenso sovraccoperta che non era assolutamente necessaria, potevano fare la copertina così semplicemente. Cosa interessante, quando è uscito questo volume sono stati distribuiti dei gadget, dei segnalibri a tema proprio con la copertina, se non ricordo male. Mi affido ai miei ricordi perché li ho visti solo online, perché in fumetteria dove io lavoro non sono arrivati e non c'era modo di chiederli. O meglio, ci ho provato, ma ci è stato detto che i gadget che vengono realizzati ormai ne vengono fatte pochissime, pochissime copie, insomma, stupendo. Stupendo il fatto che i gadget vengono fatti, ma ne vengono fatti pochi, non vengono pubblicizzati e non è possibile averli. Molto molto bello, e questo dovevo dirlo, ma perché in realtà è successo praticamente lo stesso anche con l'artbook che io avevo preordinato dovendo avere i segnalibri, e invece alla fine me li sono comprati su Vinted perché non c'erano i segnalibri, non c'era modo di averli. Grazie, grazie J-Pop. E non vuole essere una polemica sterile, ma un suggerimento ad aumentare il numero di queste cose che fanno sempre piacere, ma non solo per chi compra il volume, e giustamente sarebbe bello se avesse quel gadget che doveva esserci in un certo senso, magari con la light novel non per forza, con l'artbook in preordine sì, ma proprio avere anche quei gadget in più che tu mettili in fumetteria e puoi darli ai clienti e magari gli fai conoscere quell'opera, e invece no. Comunque, il mio matrimonio felice, voi sapete già che lo amo perché gli ho fatto questo altarino con tutti questi gadget, perché c'è anche il manga, io l'ho scoperto da lì, ma c'è anche l'anime uscito l'anno scorso, ancora non l'ho visto, semplicemente perché io ho iniziato a leggerlo, a scoprire quest'opera tramite il manga e non voglio superarlo guardando l'anime, perché l'anime ha più di 12 episodi, quindi sicuramente supera i 4 volumi del manga usciti finora. Ed è talmente piaciuto l'anime che è già stata annunciata la seconda stagione e uscirà forse l'anno prossimo. Adesso non ricordo. Comunque, questi sono i volumi del manga, sempre edito J-Pop. È una storia che io stavo amando e quindi assolutamente ho dovuto prendere anche la light novel, di cui dovrebbe essere appena uscito anche il secondo volume. Quindi la pubblicazione per il momento è bimestrale. Anche se a un certo punto saremo in pari con il Giappone, poi aspetteremo il tempo che ci sarà da aspettare. Ma una cosa fondamentale, ve la dico ora, prima di parlare della trama, nel caso voi abbiate apprezzato il manga o magari anche l'anime, il fatto che il volume 1 della light novel copre circa 2 volumi e mezzo del manga. Poi adesso aprirò i volumi e controllerò. Quindi se ci aspettiamo anche dei prossimi volumi, che saremo sui 2 volumi e mezzo con ogni volume della light novel, considerando il manga, noi lo supereremo molto presto. Il manga, che anche questo è ancora in corso, in Giappone conta 5 volumi, da noi ne sono usciti 4, quindi ci sono dei lunghi tempi di attesa. Con la light novel sicuramente supereremo molto presto il punto dove siamo fermi al momento con il manga, e questo direi che è tanta roba. Ma veniamo alla trama, perché direi che di dettagli ve ne ho dati anche tanti e magari non conoscete ancora questa storia che io personalmente trovo meravigliosa. E mi rifaccio anche alla fascetta che c'era davanti al volume, che dice proprio una Cenerentola nel Giappone antico. E infatti, anche leggendo il manga, la mia percezione iniziale è stata proprio questa. Ci troviamo appunto nel Giappone antico, in particolare tra il periodo Meiji e il periodo Taisho, quindi siamo nei primi anni del 1900 all'incirca. Non c'è proprio una data specifica, però questo viene detto poi nelle note a un certo punto, quindi possiamo riconoscere il periodo e lo riconosciamo a livello di elementi che ci sono nella storia, perché sappiamo che il Giappone sta ricevendo un'influenza dall'Occidente, con in particolare la presenza delle prime automobili. Quindi
compaiono le prime auto e possiamo identificare il periodo anche attraverso questo dettaglio soprattutto. Ma non è semplicemente un Giappone dal contesto storico, perché c'è anche l'elemento sovrannaturale, un elemento che nel manga secondo me si sente in modo molto marginale, però che c'è e che sappiamo avrà un ruolo importante, magari anche sempre crescente. Comunque, più che altro si vede questo contesto antico, si sente la storia d'amore, il peso di questi sentimenti, il peso di quello che si porta dentro la protagonista, ma abbiamo anche l'elemento sovrannaturale, un elemento che, anche per il fatto che resta in qualche modo marginale, secondo me si mischia perfettamente con questo contesto e con quello che succede senza stonare affatto. L'elemento sovrannaturale in questione sono questi poteri che si sviluppano sin dall'infanzia, sin dalla tenera età, in certi soggetti, in persone che fanno parte delle famiglie nobili, delle famiglie altolocate, che quindi, non ricordo se viene detto proprio, però possiamo immaginare che abbiano questi privilegi, abbiano questi ruoli, i ruoli nella società assolutamente, proprio per queste loro capacità, capacità che sono svariate, non ci vengono raccontate con una digressione pesante sui tipi della capacità, come funzionano. Le vediamo quando servono e capiamo che ognuno ha le sue. Però quello che sappiamo molto, molto presto è che si sviluppano inizialmente nella forma della visione spiritica, quindi sin da molto piccolo tu vedi qualcosa che gli altri non vedono e proprio questa è la riprova che tu hai queste abilità. Di conseguenza, appunto, chi le ha riceve dei ruoli importanti nella società. Non è il caso delle donne, anche se è importante per questioni di successione, eredità, insomma, perché sono dei poteri che tu trasmetti poi alle future generazioni, è il caso in realtà degli uomini che magari ricevono dei ruoli importanti nell'esercito, come il nostro Kyokakudo. Ma ci arriviamo. Prima parliamo di Mio, la protagonista. Mio è la figlia primogenita della famiglia Saimori, che è una di queste famiglie importanti, ricche, poi in realtà scopriamo che è una famiglia non proprio tra le più importanti, però sicuramente si sente il peso di questo contesto in cui lei nasce. Un contesto non dei migliori, perché sua madre muore molto presto, quando lei è ancora piccola, il padre si risposa e ha un'altra figlia. Una figlia che, a differenza della protagonista, manifesta la visione spiritica. Quindi Mio, come avrete intuito, non ha alcun potere, pur essendo figlia di un uomo che aveva queste abilità e che teoricamente doveva trasmettergliele, e di una donna che veniva dalla famiglia degli Usuba, una famiglia rinomata e temuta per la particolarità e la pericolosità delle loro abilità. Quindi l'unione di suo padre con questa donna proveniente dalla famiglia degli Usuba poteva generare un erede potente o magari maschio, quindi via subito fantastico, prestigio, wow. Insomma, poteva avere come conseguenza che avrebbero generato un erede potente e magari avrebbe dato ancora più lustro alla famiglia. Invece Mio non manifesta alcuna visione spiritica, mentre la figlia più piccola, la sua sorellastra, invece lei sì. Ma inizio a farvi vedere i personaggi così capiamo di chi stiamo parlando. Lei è Mio, la protagonista. Poi abbiamo qui la sua simpaticissima sorellastra, Kaia. Mio, come viene cresciuta? Viene cresciuta peggio di una serva. Viene praticamente ripudiata dal padre, che non la degna di uno sguardo, che non si interessa più di come lei se la passi, ma neanche di farle ricevere un'istruzione. Non viene proprio cresciuta come una signorina di buona famiglia, quale è. Nella sua residenza ci sono dei servitori, lei vi dico che viene trattata peggio di una serva perché viene anche costantemente maltrattata dalla matrigna Kanoko e dalla sorellastra Kaia. Inoltre c'è un episodio che ci viene raccontato che fa proprio capire come lei venga trattata, quale sia la situazione. Un episodio che ha a che fare con un pettine, perché ci viene detto che i servitori utilizzano i loro oggetti quotidiani, come appunto questo pettine, finché non sono rovinati e inutilizzabili.
Ed è a quel punto che questo pettine ormai con i denti staccati, a cui ne restano pochi di denti, praticamente inutilizzabile, passa dal servitore alla protagonista, che può usare solamente quello, altrimenti non avrebbe altro. Questa è la situazione in poche parole, penso che sia l'esempio migliore che vi posso fare. Per fortuna la protagonista non è proprio completamente sola, anche se per la maggior parte del tempo deve fare i lavori domestici in queste condizioni, quindi sì, per la maggior parte del tempo lo è, però ha un amico d'infanzia che è Koji Tatsuishi. Un amico che è il suo unico conforto, che sta a parlare con lei quando può, anche se lei ormai riceve questo trattamento. Anche lui viene da una buona famiglia e abbiamo una svolta quando si capisce che sta per essere organizzato un matrimonio combinato, sta per essere deciso un matrimonio. Quindi la protagonista per un attimo ha questa speranza di poter essere salvata dalla situazione in cui si trova, lei che ha ormai abbandonato ogni sentimento e si è proprio arresa a questa condizione, trova la speranza, se non fosse che l'annuncio invece distrugge quest'ultima speranza perché suo padre ha stabilito che Koji, il suo amico d'infanzia, che chiaramente tiene a lei, sposerà la simpaticissima sorellastra Kaya. Quindi, situazione fantastica. E questo non è spoiler, è una premessa, siamo nelle primissime fasi che ci portano a quello che poi sarà il destino della protagonista invece, perché anche il suo matrimonio è stato stabilito. E in particolare è stato stabilito che dovrà sposarsi con Kyoka Kudo, quest'uomo che ha delle grandissime capacità spirituali, insomma, spiriti, che adesso non mi viene il termine che viene proprio utilizzato nell'opera. Però lui è l'utilizzatore di queste abilità migliore della sua generazione e per questo ha proprio un ruolo importante nella società, nell'esercito, ma soprattutto ha una brutta fama, ovvero quella di far scappare tutte le sue pretendenti, le sue promesse spose. Quindi si presume che lui tratti male queste giovani e la protagonista non può opporsi alla decisione di suo padre di farla sposare con quest'uomo che è ancora uno sconosciuto per lei, non l'ha mai visto assolutamente. In più sa che probabilmente verrà ripudiata perché lei non ha fiducia nel suo aspetto, ma non ha dei bei capelli perché non può neanche quasi pettinarli, non ha dei bei kimono, dei begli abiti perché usa quelli rovinati, li usa finché non è più possibile utilizzarli e non ha una capacità sovrannaturale. E quindi cosa la tieni a fare questa giovane? Cosa la sposi per avere gli eredi con lei? Quindi lei sa già che verrà mandata via da quest'uomo che, dai, ha mandato via tutte le altre. Cosa fa? Tiene proprio lei. Solo che non potrà mai tornare a casa perché questo è il modo di suo padre per liberarsi di lei. La manda da Kyoka Kudo, ma se lei, tra virgolette, fallisce e viene ripudiata da quest'uomo, sarà ufficialmente ripudiata anche da suo padre, sarà veramente finita. Solo che lei non può opporsi, non può fare veramente nulla in questa situazione, se non seguire quello che le viene detto e presentarsi appunto alla casa di Kyoka Kudo. E in realtà la light novel, il prologo, si apre proprio con il loro incontro. Solo poi torniamo indietro per capire la condizione in cui lei viveva alla casa dei Saimori, ma le primissime due pagine sono proprio l'incontro di Mio con Kyoka Kudo. Stessa cosa che viene fatta anche nel manga. Eccoci, noi abbiamo proprio le primissime pagine con lei che si presenta, tiene il capo basso perché l'hanno abituata a comportarsi in un certo modo, e il momento in cui vede lui per la prima volta quest'uomo bellissimo, però freddo, che ha dei modi un po' strani nei suoi confronti, ma che le dice anche di alzare il viso, insomma. Comunque sia, da come ne parlano, Kyoka Kudo te lo aspetti come un pessimo elemento, potenzialmente. Perché tutte le donne che si sono presentate a lui come potenziali fidanzate sono state fatte scappare via, magari trattate male, ma in realtà la situazione è molto diversa e la scopriamo molto presto. Quindi io quello che vi ho sempre detto di lui, di loro,
è che lei veniva trattata malissimo a casa, viene mandata da lui e sembra finire dalla padella alla brace perché lui fa scappare tutti, tutte le donne che potrebbero diventare sua moglie, però in realtà lui la tratta come un essere umano. Questo è quello che io vi ho sempre detto, non entrando nel dettaglio. Il punto però è un po' diverso, ovvero che lui si aspetta certamente una persona diversa quando incontra lei, perché ha avuto a che fare sempre con giovani diverse e guarda caso le ha sempre mandate via. Quindi effettivamente non è un ragazzo che la tratta male, all'inizio è freddo, però la vede che ha un atteggiamento diverso da quello delle altre e cerca un po' di capire. All'inizio è un po' brusco, ma parliamo proprio dell'inizio, delle primissime fasi. E poi si dimostra una fantastica persona con cui avere a che fare, che si interessa di lei, che vuole capire perché si comporti così, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se la protagonista rimane un personaggio che è cresciuto in un certo modo, continua a svalutarsi, continua a chiedere scusa, a pensare di non meritare quello che riceve, ad aspettarsi di essere cacciata da un momento all'altro, quando è palese nella lettura che lui si sta interessando a lei, sta un po' dimostrando di tenerci e in effetti la tratta bene, lei sta bene nella casa di Kyokakudo, però lei pensa che non durerà questo momento di serenità. E a un certo punto vediamo il cambiamento iniziale della protagonista che capisce che la vita che sta facendo lì, nella casa di Kyokakudo, è qualcosa che desidera e non vuole che la situazione cambi. Quindi già abbiamo un primo cambiamento della protagonista che sviluppa questa volontà e che si aggrappa a questa cosa, però è chiaro che lei dovrà ancora cambiare. All'inizio della storia la vediamo che non sorride mai, che ha un po' appiattito le sue emozioni. È chiaro che questo è l'inizio, ma che ci sarà un grande cambiamento e già è soddisfacente vedere il cambiamento che avviene in questo volume, però è una strada ancora in divenire ed è una cosa bella, ma è una cosa giusta che ha a che fare proprio con lo sviluppo di questo personaggio che chiaramente dovrà esserci e che è molto interessante. Apro una pagina a caso, vi leggo due righe per farvi rendere conto magari di come è scritto questa light novel. Quando arrivò in cucina, l'anziana donna era già lì, nonostante fosse la stessa ora del mattino precedente. Oh, buongiorno, signorina mio. Buongiorno, signora Yurie. Si chiedeva come mai Yurie fosse arrivata prima rispetto al giorno precedente. Avendo probabilmente intuito la domanda dalla sua espressione, l'anziana le sorrise. Dopo quanto accaduto ieri mattina, ero così in pensiero che ho finito per arrivare un po' prima. Cosa vuole fare per la colazione di stamane? Ah, riguardo a questo. Se Yurie fosse rimasta lì a guardarla, avrebbe potuto testimoniare che il cibo non conteneva veleno e forse Kyoka lo avrebbe mangiato. Non so se ho reso l'idea, magari adesso passo a se trovo un punto in cui viene descritto un luogo, se descritto si può usare come termine, perché sono descrizioni molto, molto brevi, molto sottili. Però anche i dialoghi, avete visto, quando un personaggio finisce di parlare non ci viene detto disse mio, guardando fisso l'altra persona, che ne so. Sono dialoghi che si susseguono e poi ci viene detto cosa fa l'altra persona, cosa forse pensa, e poi c'è il dialogo. Quindi molto semplice questo, ma adesso ho trovato anche un altro punto che mi permette di dire un'altra roba che volevo sottolineare. Mio arrossì e distolse lo sguardo, gli occhi ancora umidi di lacrime. Io, aperte virgolette, punto di domanda, chiuse virgolette. Continuo a ritenermi indegna delle sue parole, Danna. Quindi ci sono dei momenti in cui, anziché descrivere l'espressione, lo sguardo, cosa sta facendo il personaggio, toccando all'altra persona a parlare, perché comunque c'è un'alternanza che ti fa capire chi sta parlando, abbiamo le virgolette, il punto di domanda e si chiudono le virgolette. O molto più spesso, virgolette, punto esclamativo. E si chiudono le virgolette. Quindi, lo so, il personaggio ha fatto così? Si è stupito? Non ci viene detto sgranò gli occhi, schiuse le labbra. No, ci viene detto punto esclamativo. E poi sotto si riaprono le virgolette perché parla di nuovo l'altro. Che, insomma, va bene, non è una critica, è per farvi capire quanto sia scorrevole, come sia scritta quest'opera, che nella lettura in generale io ho trovato
molto molto piacevole. Ma per esempio, senza mettermi a cercare descrizioni, ho in mente che a un certo punto viene raccontata come è fatta la residenza dei Saimori, dove Mio è cresciuta, e viene detto tipo un edificio antico e il fatto che tra i vari corridoi e le varie stanze ci sono questi giardini interni, così dalle stanze è possibile vederli. Ma non viene assolutamente descritto nulla. Non ricordo se viene detto il materiale, se viene fatto un appunto su questo, ma neanche per esempio i colori predominanti delle pareti, la prima stanza in cui entrano. Due parole, una riga, due righe per dirci com'è l'ambiente, ma è proprio un'idea vaga, perché poi si passa all'azione, si passa alle questioni importanti e si punta molto di più su queste e sui sentimenti proprio dei personaggi. Su quanto contenga il primo volume della light novel rispetto al manga, confermo che siamo a metà del terzo volume e qui c'è il punto in cui termina il primo della light novel. È un punto in cui si chiude una questione, si chiude in un modo grandioso, abbastanza soddisfacente, e si percepisce la fine di un arco narrativo e l'inizio di un altro, anche perché abbiamo a metà terzo volume, questa pagina che ci presenta altri personaggi. Successivamente ci vengono introdotte altre questioni. Insomma, il primo arco narrativo finisce a metà del terzo volume ed è questo che vediamo proprio nel primo volume della light novel. Quindi il primo volume di per sé è già soddisfacente perché abbiamo delle grandi cose che vengono preparate e che sfociano in questo sul finale, il che permette di chiudere delle questioni molto importanti e che erano state molto presenti in questa prima fase. Quindi poi con il secondo volume passiamo ad altro, vi dicevo, ci saranno anche altri personaggi. E quell'arco narrativo che inizia nel manga circa a metà del terzo volume, che vediamo anche nel quarto, si concluderà, non lo so, nel quinto, nel sesto, quando arriveranno da noi questi volumi finalmente. In Giappone è uscito il quinto, non so quando, però chiaramente c'è dell'attesa. Ma noi quella fase la vedremo già tutta, molto probabilmente, nel secondo volume della light novel che è uscita da poco. Il che è decisamente interessante perché con la light novel andiamo avanti prima. Ricordando bene quello che ho letto nel manga, vi posso dire che ho proprio visualizzato quello che già sapevo mentre leggevo il volume della light novel. Quindi mi sono ritrovata, ma ve lo dicevo, anche il prologo, sono loro due che si incontrano e poi si torna a raccontare di lei nella residenza dei Saimori e si arriva lentamente a questo momento, come nel manga, esattamente così. Quindi differenza light novel e manga, ma noi sentiamo che il manga è molto fedele alla light novel. Poi qui ci sono tipo 5 capitoli più il prologo, che è molto breve, e un epilogo, sì, confermo. E quindi non so rispetto ad altre light novel se altre contengono molta più roba, ora non è spessissima, però il punto è che altre light novel che so, che ho letto, di cui sento parlare, magari con un volume della versione novel ci fai 3 volumi interi del manga, 4 volumi, invece in questo caso 2 e mezzo. Quindi secondo me hanno proprio prestato attenzione nell'adattamento manga per restare molto fedeli, per raccontare tutto quello che andava raccontato per bene. Fatto sta che secondo me nella light novel c'è comunque quel qualcosina in più. Non faccio riferimento all'anime, non l'ho ancora visto, ma qui abbiamo proprio il punto di vista anche di altri personaggi, sì, della protagonista e anche di lui, di Kyokakudo, cosa che c'è anche nel manga, mi sembra. Però abbiamo anche il punto di vista di Kaya a un certo punto, che ci fa capire cosa sta succedendo. E non ricordo se nel manga questo c'era, ma in particolare quello che ho notato, che secondo me non c'era nel manga, è ciò che la protagonista vede nei suoi sogni, dei sogni in cui ricorda la madre, dei sogni che poi la tormenteranno anche, vedremo. Ma più che altro, secondo me, se c'erano anche nel manga, qui sono raccontati meglio, anche se sono dei momenti molto brevi, fanno capire molto di più e si capisce di più il rapporto che c'era tra suo padre e sua madre e quest'altra donna che poi lui sposa quando la madre muore. Quindi, secondo me, questo nel manga non c'era assolutamente. Il fatto che il padre è sempre stato innamorato di Kanoko, ma ha dovuto sposarsi con la madre di Mio, figlia degli Usuba. E poi quando lei muore, lui si sposa con quella che amava e c'è questo attrito. E anche forse l'approfondimento psicologico di Kaya, la sorellastra, non ricordo se c'è nel manga.
questo elemento. Comunque nella light novel, quando si arriva a questo, non viene lasciato al caso perché lei si comporti così, si capisce molto della sorellastra. Ed è anche interessante, anche questo, si capisce davvero il personaggio. Il manga è interessante anche perché alla fine delle vicende, dei volumi, forse di tutti, ma non mi ricordo, ci sono dei momenti scritti in prosa, proprio questo del pettine, per esempio. Ora, io non ricordo se del pettine si parli effettivamente nella light novel, ma penso di sì, penso che non sia solo nel manga. Comunque, leggendo la light novel, io non ho mai riconosciuto dei pezzi che avevo già letto nel manga in questo senso, cioè che erano proprio stati presi e inseriti anche nel manga, nella breve parte di prosa che c'è alla fine, che completa un po', che fa capire un po' di più, che ti fa entrare molto di più nei sentimenti dei protagonisti, come fa la light novel. Quindi questi momenti, se poi sono stati raccontati anche nelle light novel, lo sono stati fatti in un modo un pochettino diverso, nel senso che non sono dei trafiletti copiati e incollati uguali in entrambe le opere. Semplicemente questo lo dico, non mi ricordo, non ho riconosciuto i momenti. Quello che ho letto nella light novel, bene o male, lo sapevo perché avevo già letto il manga, però non sono momenti della light novel presi, copiati e incollati nel manga. Boh, per completezza vi dico anche questo. Ora, io penso di non avere molto altro da dire su quest'opera, che ho apprezzato e che assolutamente vi consiglio. Spero di avervi dato un'idea su com'è, che magari vi abbia fatto capire se possa fare al caso vostro o meno. Io sicuramente continuerò con questa lettura, con molta calma, per dare sempre la precedenza ai manga, però sono davvero curiosa di andare avanti, di scoprire qualcosa in più sull'arco narrativo che abbiamo iniziato a vedere nel manga, il secondo arco narrativo, che secondo me si concluderà nella seconda light novel, però chissà, magari invece è più lungo e verrà diviso su due volumi, non ne ho la minima idea, ma sicuramente con quel volume penso che supereremo il punto in cui siamo arrivati con il manga. Io, amando quest'opera, sono davvero curiosa di leggerlo. Detto ciò, vi invito a dirmi cosa ne pensate, se avete letto light novel o manga o entrambi. Ho visto l'anime, cerchiamo di fare un bel confronto nei commenti, se vi va. Se invece non conoscevate l'opera, male male, ma spero di avervi incuriositi, perché io non ho reso l'idea di quanto la ami, probabilmente. Mi piace tantissimo, ma vedete, mi sono riempita di gadget, quindi dovrebbe già darvi un'idea anche questo. E accanto a me vi lascio un altro video da vedere in attesa dei miei prossimi contenuti. Pubblico un nuovo video ogni martedì alle 15, ma anche tre shorts a settimana, quindi se vi iscrivete non vi perdete niente di tutto questo. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento sempre qui ad un prossimo video.